guarderemo molto alle persone che sono più fragili per l'entrata nel mondo del lavoro, quindi agli over 30 e soprattutto ai giovani verso apprendistato di terzo livello, ITS e formazione professionale. C'è una stretta collaborazione con la Regione Veneto, i fondi stanno venendo spesi egregiamente, come si vede da questo esempio. L'Europa investe sulle persone e lo fa attraverso il Fondo Sociale Europeo. Come vengono spesi questi soldi? Oggi è stato il momento di mettere tutto nero su bianco. Davanti al Commissario Europeo per l'Occupazione e l'Integrazione, Nicola Schmidt, in visita istituzionale a Venezia. Ad accoglierlo la splendida cornice di Palazzo Mocenigo, sede regionale della Guardia di Finanza, dove è attivo un cantiere didattico. Sono competenze giuste, ha detto Schmidt, a dare le giuste opportunità e a dimostrare la bontà degli investimenti sulla formazione con il POR FSE, alla fine saranno i numeri. 764 milioni a disposizione, 892 quelli realmente investiti, oltre 10.200 i progetti che hanno raggiunto 400.000 persone. La nostra capacità amministrativa ha fatto sì che un overbooking ben studiato e ben programmato potesse poi farci assorbire le risorse di quelle regioni che non hanno speso, quindi proprio per evitare che il sistema Italia ne avesse un danno, e così abbiamo beneficiato della nostra capacità, ma di un tessuto, soprattutto nell'ambito dell'inserimento al lavoro e della formazione dei giovani, di eccellenza. Nei due anni di pandemia per le donne sono partiti 73 progetti, ne hanno beneficiato in 21.000. Solo la formazione professionale ha coinvolto e dato una qualifica a 20.000 allievi ogni anno. Investimenti anche per gli autonomi, assegni lavoro per 60.000 persone. Lavoriamo ora per mitigare gli effetti della crisi. Veneto ed Europa sembrano allineati. Investire nella formazione per dare ad un paese l'opportunità di crescita e alle persone un'occasione di vera emancipazione. Come Fondo Sociale Europeo possiamo comunque intervenire sostenendo chi è più in difficoltà, le famiglie indigenti, coloro che hanno perso il posto di lavoro, appunto per far fronte alle contingenze attuali.